La situazione all'interno è drammatica, è tutto bruciato. A una prima visione sembra che venga dal soffitto, però è difficile dirlo ovviamente. Ci sono delle apparecchiature estremamente costose, l'angiografo sembra molto danneggiato, vediamo. Incendio nella notte nella palazzina ex Calcit ad Arezzo. Le fiamme sono divampate attorno alle 21:30 e nel rogo è andata completamente distrutta la sala di emodinamica. Le fiamme hanno interessato il piano meno 1 ai livelli superiori, con camere di degenza e invece è arrivato solamente molto fumo. Conteneva apparecchi sensibili di grande valore economico e tutto il materiale, i presidi e i dispositivi che servono ai cardiologi per le cure di cardiologia. A dare l'allarme sono stati i sensori antifumo della struttura che si trova di fronte all'ospedale San Donato di Arezzo e che ospitava l'hospice per i malati terminali da tempo trasferiti a causa dell'emergenza Covid. Nella palazzina si erano così spostati UTIC ed oncologia. Esiste un sistema di rilevazione incendi che ha suonato, l'ospedale è dotato di una squadra antincendio che è prontamente intervenuta insieme ai vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio, le fiamme per fortuna non hanno neppure lambito la zona dove vengono conservate sostanze radiogene e gas medicali. È un evento drammatico, fortunatamente l'ospedale ha una sezione di emodinamica, vedremo un piano straordinario per garantire ai cardiologi e agli emodinamisti di continuare a lavorare così come hanno fatto finora. Ancora in corso la conta dei danni, che restano comunque ingenti, da chiarire anche le cause del rogo. Non saprei, ora come ora non saprei, è tutto in fase di sviluppo, va bene? Potrebbe essere un cortocircuito.